La città metropolitana di Torino è una realtà unica in Italia e in Europa. Composta da 312 comuni con una popolazione di oltre 2 milioni di abitanti, è la più grande città metropolitana per estensione territoriale, oltre 6.800 km quadrati, e comprende territori montani, collinari e di pianura, grandi coltivazioni agricole, boschi, pascoli, laghi e strade in quota. Il comune più piccolo è Moncenisio, un gioiello montano al confine con la Francia, a 1450 metri di altitudine e con poche decine di residenti. Ma come non citare le fertili pianure in cui le popolazioni hanno peculiarità sociali, storiche, culturali ed economiche differenti fra loro e allo stesso tempo così lontane dalle abitudini cittadine di chi vive nel capoluogo. La città metropolitana di Torino, nata dalla legge del Rio e operativa dal 1 gennaio 2015, ha suddiviso un territorio così articolato in 11 zone omogenee, organismi composti e coordinati dai sindaci dei 312 comuni, strumenti di rapida consultazione dei primi cittadini. Le zone omogenee sono state inserite nello statuto metropolitano e rappresentano l'interesse dei diversi territori. Quattro zone sono nell'area metropolitana torinese, le altre nei territori montani, collinari e di pianura più esterni. È stata tenuta presente l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà e sono stati considerati anche parametri quali i servizi disponibili. Le dimensioni demografiche delle zone e il numero di comuni variano molto a seconda delle caratteristiche territoriali.